Salve a tutti i nostri gentili spettatori, benvenuti a Polis, primo piano sulla politica, un nuovo programma di Come Don Chisciotte, un programma nel quale cercheremo di affrontare quelli che sono più, i temi più caldi della politica nazionale, ovviamente all'alba di un nuovo Parlamento e di un nuovo governo che tanto ci faranno parlare. A vivere questo nuovo viaggio insieme a me ci saranno il professor Luca Lanzalaco, professore ordinario di scienza politica all'Università di Macerata, e l'avvocato Umberto Del Noce, esperto di diritto costituzionale e diritto parlamentare. Buonasera ai nostri ospiti. Buonasera a tutti, Buonasera. grazie dell'invito. Allora, come dicevo, siamo all'alba di un nuovo Parlamento e di un nuovo governo. Si sono svolte ieri le elezioni politiche del 2022 che ci hanno riservato non poche sorprese. Prima di tutto, quello che è il dato più interessante, direi, cioè quello che è il primo partito, potremmo chiamarlo così, che è il partito del dissenso. Questo perché in queste elezioni abbiamo visto il 36% degli italiani non partecipare al voto, una percentuale che non è mai stata così alta dalla storia della Repubblica Italiana. E allora parto con la prima domanda che vado a fare al professor Luca Lanzaco. Secondo lei, quali sono le cause principali di questo astensionismo? Buonasera e grazie per l'invito. Sì, innanzitutto vorrei attirare l'attenzione su un paio di dati proprio quantitativi, nel senso che si è passati, io considero le elezioni politiche del 2018, quindi elezioni omologhe a quelle che si sono svolte ieri. Nel 2018 il tasso di astensionismo era del 27% circa, ieri è stato del 36%, che vuol dire che c'è stato un aumento dell'astensionismo del 9%, cioè circa 2 milioni di persone che, di elettori che hanno deciso di non andare a votare. Faccio notare che il 9% è una percentuale più elevata del cosiddetto terzo polo. Quindi di Calenda Renzi. Quindi è un vero, dal punto di vista quantitativo, è un vero partito, un fenomeno assolutamente da non sottovalutare, da analizzare. Qua lo si può fare in maniera molto sintetica. Quali possono essere le cause? Ripeto, poi bisognerà disaggregare i dati, entrare nel merito, però nella letteratura sostanzialmente l'astensionismo viene spiegato in base a tre possibili cause. La prima è non in ordine di importanza, comunque la prima è il sistema elettorale. Un sistema elettorale maggioritario disincentiva la partecipazione perché se il risultato è già scontato, come in queste elezioni, no? Una forte affermazione del partito di Fratelli d'Italia era data per scontata. Ecco, questo disincentiva l'elettore a andare a votare, dice tanto si sa già come andranno le cose. La seconda variabile, la seconda causa, diciamo, in maniera un po' ecco, è quella che viene chiamata tecnicamente l'indistinzione dei programmi elettorali dei partiti politici. Se i partiti politici propongono programmi simili, anche qui che senso andare andare a votare? Fra l'altro, questa indistinzione è tanto maggiore quanto maggiore la presenza di vincoli esterni, appunto l'Unione Europea, per esempio, la guerra, cioè che impongono dall'esterno dei comportamenti che sembrano essere scontati, dati per scontati. Di nuovo, l'incentivo ad andare a votare crolla. Terzo punto, l'astensionismo può essere spiegato come l'esito di una offerta politica insoddisfacente. In questo caso, l'elettore che si astiene non è un elettore apatico, non manifesta la sua disaffezione alla politica, ma anzi è un elettore estremamente esigente, che dice io non mi,
vi ricordate l'espressione, no? Non mi turo il naso, non mi tappo il naso, io non vado a votare per il meno peggio, ma siccome non c'è nulla che soddisfa, che mi soddisfa, io non vado a votare. Quindi in questo caso non è più apatia politica, non è più disinteresse, ma esattamente l'opposto, è un elettore molto esigente. Questo, ecco, è il quadro che possiamo ricavare dalla, molto sinteticamente, dalla letteratura. In assenza di dati disaggregati, a mio parere fare altre ipotesi è un po' temerario. Umberto, il professore parlava di questi elettori molto esigenti che, appunto, utilizzando un'espressione utilizzata in passato, non si sono voluti tappare il naso per andare a votare. E abbiamo visto anche nel mondo, diciamo, del dissenso, dell'informazione indipendente, tantissimi personaggi noti, qualcuno si definisce un influencer, spingere verso questo astensionismo. Tu come la vedi da questo punto di vista? Beh, mi trovo d'accordo con quello che ha detto il professore, e secondo me tutte e tre le cause che ha individuato sono sussistenti nel medesimo tempo. Particolarmente vera, a mio parere, è l'uniformità dei programmi, nel senso che poi sulle questioni fondamentali in realtà non vi era una sostanziale differenza fra il cosiddetto centrodestra e il cosiddetto centrosinistra, che ho difficoltà a reputare di sinistra. Comunque, perché sostanzialmente sulle posizioni rispetto alla guerra in Ucraina, all'appartenenza alla NATO, all'appartenenza all'Unione Europea, fondamentalmente hanno espresso la stessa posizione. Anche in questi ultimi anni di gestione pandemica della politica, sostanzialmente si è visto un Parlamento fare blocco, fare blocco unico, molto spesso contro il sentire popolare. Per cui, secondo me, l'astensionismo manifesta anche un processo che non è iniziato sicuramente in queste elezioni, perché se non sbaglio è dagli anni 80, più o meno da metà anni 80, che la partecipazione è in costante calo. Certo, dal 2013 è aumentata drasticamente, scendendo sotto la soglia dell'80%, però sostanzialmente, secondo me, manifesta uno scollamento in atto tra la politica e il paese, fondamentalmente. E questo scollamento, secondo me, si è sentito in tutta la sua drammaticità proprio negli ultimi anni. Quindi, da una parte, non mi stupisce questa astensione, l'astensione a questi livelli. Dall'altro, mi spiace, perché di fatto complice anche la divisione del dissenso in diverse proposte, ma sostanzialmente anche lì simili, poi ha disperso, diciamo, la possibilità di concretizzare un'autentica opposizione. Se vediamo i dati, vediamo che se diciamo l'antisistema fosse riuscito a concretizzare una soluzione comune, avrebbe superato il 3%, per cui avrebbe potuto esprimere qualche presenza all'interno del Parlamento, che sarebbe stato importante, perché viceversa, in un momento così drammatico della vita nazionale e internazionale, di fatto si può presumere una nuova stagione politica senza una reale opposizione, perché Letta, no, sostiene che farà un'opposizione di ferro, però voglio dire, sui temi principali sono tutti sostanzialmente d'accordo, per cui di nuovo ci sarà un dissenso sul costume o su comunque questioni secondarie, le questioni su cui, diciamo, vi è libertà di pensiero,
mentre sulle questioni veramente dirimenti per la vita del paese, sostanzialmente ci sarà un'unica posizione e sarà difficile ipotizzare, diciamo, un reale confronto in Parlamento. Forse mi sono dilungato, scusate. No, no, assolutamente, assolutamente. Diciamoci poi la verità, questo programma, quando l'avevamo pensato, era fatto anche per analizzare un po' quello che erano i partiti del dissenso e la loro entrata in Parlamento, però gli italiani hanno avuto altre preferenze. Prima però di passare a questo punto importante, che sono i risultati dei partiti del dissenso, mi concentrerei un attimo, partendo da quello che tu avevi detto, sui risultati delle elezioni, perché tu prima hai detto questo grande astensionismo può anche dipendere dal fatto che negli ultimi anni la politica ha fatto un blocco molto ampio rispetto ai cittadini, allontanandosi tra di loro, che è poi quello che è successo un po' con il partito di Draghi. E abbiamo visto però che appunto con queste elezioni a spuntarla è stata colei che almeno formalmente ha rappresentato all'interno di questo Parlamento di intesa nazionale, di unità nazionale, una forma di dissenso, che è appunto Giorgia Meloni. Giorgia Meloni che con il suo partito si candida ad essere la premier, la prima premier donna della storia. Allora, con la regia, con Giulio che saluto per questa nuova avventura insieme, io partirei con quella che è la prima slide che abbiamo, che è quella sui risultati alla Camera. Un dei risultati che appunto vedono la coalizione di destra ampiamente in vantaggio rispetto a quella di sinistra, rispetto al centro-sinistra, con il Movimento 5 Stelle che si conferma la terza forza e Calenda e Renzi che seguono subito dietro. Se andiamo però nel dettaglio della coalizione di destra, vediamo che c'è un grande distacco tra il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, e le altre, diciamo, due grandi componenti che sono la Lega e Forza Italia, oltre a noi moderati. Allora chiedo al professor Luca Lanzaco, qual è secondo lei la motivazione per cui Giorgia Meloni è riuscita, insomma, ad avere così tanti voti e come si spiega questa debacle, potremmo dire, della Lega? Sì, il successo di Fratelli d'Italia è eclatante, anche qui ricordo due numeri, due dati. Fratelli d'Italia nel 2018 aveva il 4,35% dei voti, con meno di 1,5 milioni di elettori, 1,4 milioni di elettori. Ieri ha raccolto il 26% con 7.195.000 eccetera eccetera elettori. È un cambiamento radicale, un cambiamento sul quale bisogna ragionare a prescindere dai contenuti della piattaforma programmatica del partito, ma è uno spostamento che richiede un'analisi molto molto attenta. E che cosa può aver premiato Fratelli d'Italia? A mio parere sono due fattori fra loro collegati. Il primo, una coerenza, la coerenza nello stare all'opposizione e non avere un comportamento invece ondivago come quello che è stato quello di Salvini della Lega, che ha pagato invece un comportamento meno chiaro, meno netto, e secondo un'opposizione a Draghi. Vorrei far presente che se noi sommiamo la percentuale di voti di Fratelli d'Italia con la percentuale di voti i partiti del dissenso, superiamo il 30%, cioè un 31,5%. Quindi vuol dire che un italiano su tre ha manifestato una forte avversione e radicale avversione nei confronti del
del governo Draghi. Parallelamente Lega e in parte, ecco, su questo poi dirò qualcosa, il Partito Democratico hanno invece pagato il fatto di stare nel governo Draghi. Ecco, quindi io penso che i fattori che spiegano il successo di Fratelli d'Italia siano sostanzialmente questi, oltre ovviamente, questo è ovvio, anche il fatto che i contenuti della sua piattaforma elettorale sono stati graditi dall'elettorato, hanno rispecchiato le preferenze dell'elettorato, è ovvio, non è solo, cioè la coerenza è stata su cose condivise. Ecco, poi anticipo qualcosa che volevo dire dopo, però anticipo subito la mia, è un'ipotesi mia, io guardando un attimo i dati, vedendo quello che è successo anche al Movimento 5 Stelle, cioè io ho un'impressione, e cioè che ci siano circa, a occhio, 5 milioni e mezzo di scontenti, sono 5 milioni e mezzo di scontenti che si spostano da un partito all'altro, cioè qui per esempio il Movimento 5 Stelle nel 2018 aveva 10 milioni di elettori, quasi 11 milioni di elettori, ieri ne hanno raccolti 4 milioni e 200 mila. Quindi è io ho questa impressione di una massa di scontenti che si sposta verso il partito, verso il leader che dice qualcosa di nuovo. Con ciò non sto dicendo che c'è stato un travaso di voti da Movimento 5 Stelle ai Fratelli d'Italia, perché l'analisi dei flussi elettorali, quella fatta bene, arriverà fra qualche giorno, perché sono analisi piuttosto complesse che fanno gli istituti di ricerca. Però ecco, ci sono questi grossi cambiamenti, cioè l'esplosione nel 2018 del Movimento 5 Stelle e la sua contrazione, l'esplosione di Fratelli d'Italia ieri, cioè, ecco, per me, a me evocano questa immagine di una massa di scontenti alla ricerca di qualcosa di nuovo, ecco, di diverso, di nuovo. Sì, alla fine l'abbiamo visto negli ultimi anni che i partiti leaderisti sono saliti e poi sono discesi negli inferi nel giro di poco tempo, e lo stesso è successo a Salvini, che console romano, da uno dei due consoli romani del governo Conte 1, e adesso si ritrova con meno del 10% degli elettori. Se la regia può rimettere la seconda slide, la terza slide, quella riguardante il dettaglio della sinistra. Umberto De Nuce, ti volevo chiedere, Letta ha annunciato che non si ricandiderà alla guida del Partito Democratico, e sicuramente questa sconfitta, questa incapacità di raggiungere almeno il 20% dell'elettorato pesa enormemente al riguardo. Lui però, anche se si è assunto determinate responsabilità, ha cercato di scagliarsi anche contro coloro che non si sono uniti in questa grande coalizione antidestra, che era quella che faceva più paura, insomma i giornali ci hanno bombardato con questa destra che poteva ritornare al governo. Tu come leggi questa situazione riguardo sia quello che è successo nel mondo della sinistra, sia per quanto riguarda quello che è successo con Calenda e Renzi, che appunto hanno rotto con Letta pochi giorni prima delle votazioni? Sì, secondo il mio modo di vedere, diciamo, la crisi della sinistra e del PD in particolare ha radici molto più profonde e molto più antiche. Cioè, dare la colpa, diciamo, di questa sconfitta alla fuoriuscita di Calenda e Renzi sembra un po' riduttivo dei problemi della sinistra, anche perché bisogna anche soprattutto guardare i voti, secondo me, più che la percentuale, perché col fatto di una astensione così bassa
le percentuali sono relative, cioè possono falsare in qualche modo la prospettiva reale, ma se guardiamo il numero di voti, allora si vede chiaramente, no, qua è l'abbandono da parte dell'elettorato. E secondo me, cioè, la sinistra, Letta ha fondato la campagna elettorale su presentare gli altri come brutti e cattivi, però fondamentalmente, secondo me, patisce un po' una certa atteggiamento in generale, un po' tra virgolette radical chic della sinistra, che in qualche modo ha abbandonato, abbandonato le istanze popolari da tempo. Non, diciamo, nella parabola che ha portato dal Partito Comunista al Partito Democratico attuale, cioè, è la sinistra ad aver tradito un'intera fetta di elettorato che in qualche modo si trova in una certa confusione in questo momento nel cercare una risposta a delle contraddizioni che sono reali nei termini della vita dei cittadini. Se guardiamo la crisi delle imprese, guardiamo anche quello che ha significato la pandemia in questi due anni nel termine per le famiglie e per le imprese, se guardiamo alla paura, legittima paura, sia di lavoratori ma anche delle famiglie rispetto a un inverno che si preannuncia caro, e vediamo che sostanzialmente non c'è una risposta a queste domande. Io immagino anche, diciamo, riconduco anche questo la crisi dell'astensionismo. Il professore giustamente faceva riferimento a questa massa di diciamo di circa 5 milioni di così confusi o comunque di rovaghi tra virgolette a livello elettorale, e secondo me questo diciamo su questo pesa anche il fatto che anche il Movimento 5 Stelle ha tradito comunque il suo elettorato presentandosi, no, come partito del dissenso, comunque di fatto poi si è rivelato abbastanza un sostegno del sistema, e quindi la sua vicenda mi ricorda un po' la vicenda di Syriza in Grecia, no? In cui che vinse le elezioni al grido di facciamo un referendum e usciamo dall'Europa, e poi una volta giunto al potere Tsipras firmò, no, in tutti i memorandum europei sostanzialmente decretando il disastro economico della Grecia e comunque la privatizzazione, i tagli eccetera. Quindi anche allora le elezioni successive sono state dominate da una grande astensione perché l'elettorato provava questo sgomento nei confronti di una disillusione bruciante. E allora, secondo me, questa situazione si in qualche modo vive anche qui, in cui l'elettorato si è sentito tradito sia, diciamo, a sinistra che nel Movimento 5 Stelle. E secondo me questo ora lo patiscono tutti i partiti. Ora che Letta dia la colpa semplicemente alla fuoriuscita di Calenda Renzi, secondo me è di nuovo cercare in qualche modo pretesti e scuse, ma se la sinistra, secondo me, farebbe bene a riprendere in mano le proprie radici e a, diciamo, analizzare le proprie colpe rispetto all'elettorato e rispetto comunque a un mondo che sembra non comprendere. Non si parla più di capitalismo, non si parla più di anticapitalismo, non si parla più di inuguaglianze, e sembra che siano problemi in qualche modo archiviati in un'altra fase storica, mentre le persone vivono ancora questi problemi e però non hanno un riferimento nelle loro istanze, nel loro senso di ingiustizia, e quindi lo scollamento è sempre più forte e più bruciante, a mio modo di vedere. Chiarissimo, chiarissimo.
Professore Luca Lanzaco, avevi detto che volevi aggiungere qualcosa sul Partito Democratico? Avevi qualche appunto? Sì, allora, sulle prime pagine dei quotidiani si parla di sconfitta, di appunto, Letta, non so, penso sia già dimesso, lo sta per fare. Ora, se guardiamo ai dati, però, quella del PD è una tenuta, il che non vuol dire che è un risultato entusiasmante, però in termini percentuali nel 2018 aveva il 18,76%, ieri ha preso Camera 19 di voti, non seggi perché lì è un disastro, comunque 19,11%, quindi c'è una tenuta. Se si guardano, ed ha perfettamente ragione, bisogna guardare i dati assoluti, ecco lì vediamo che c'è una perdita di quasi 1 milione di voti, perché si passa da 6 milioni 160 mila, 162 mila nel 2018 a 5 milioni 280 mila ieri. Quindi in termini assoluti c'è un calo, però essendo diminuito la percentuale dei votanti, anzi il numero assoluto dei votanti, chiaramente la percentuale. Quindi io parlerei di una tenuta e di una fisiologica perdita di consensi. Dico perché fisiologica? Perché mi rifaccio all'esempio che è stato fatto prima sulla Grecia, che conosco abbastanza bene, nel senso che ho appena pubblicato un libro sull'argomento. Quindi ecco, anche in Grecia i partiti che sostennero delle politiche impopolari, poi arrivati al momento delle elezioni, sono stati duramente penalizzati. Quindi diciamo che chiaramente la stampa aveva presentato, ha detto se sei sotto il 20% perde, ma questo l'ha detto la stampa, cioè no, l'hanno detto i giornali. Io parlerei più di una tenuta con appunto un'emorragia di voti contenuta ma fisiologica per un partito che si è schierato apertamente, in maniera anche abbastanza eclatante, a favore di Draghi, non solo appunto in fase di governo, ma anche caduto il governo, che poi Draghi è ancora lì, ma comunque. Sfiduciato il governo Draghi, dimessosi il governo Draghi, il PD tirò fuori subito, poi l'ha fatta sparire abilmente, ma tirò fuori l'agenda Draghi. Quindi direi che ecco, il fatto sorprendente è che comunque ci sia una tenuta. Io trovo che sia questa, casomai, la cosa anomala, e cioè che nonostante tutto il PD abbia tenuto. Probabilmente sono ancora e questi serbatoi di voti in alcune zone d'Italia che reggono ancora, e quindi a prescindere da quello che poi fa il partito, perché poteva, ecco, a mio parere poteva andare veramente peggio, visto il comportamento di questo partito negli anni della pandemia, soprattutto. Era solo questo, ecco. Ti ringrazio per aver aggiunto questi dettagli molto interessanti. Andiamo in chiusura affrontando appunto quello che è l'ultimo tema della puntata, e cioè il dissenso. E chiedo a Giulia dalla regia di mandare l'immagine che abbiamo preparato. Umberto, tu prima appunto parlavi dei risultati dei partiti che hanno rappresentato, che rappresentano, che cercano di rappresentare quelle che sono le istanze dei cittadini che negli ultimi 2 anni sono scesi in piazza a protestare contro le restrizioni, contro la distruzione dello Stato di diritto. Ci aspettavamo, o almeno personalmente mi aspettavo, dei risultati migliori da parte di molti di quelli che sono i partiti in questa foto. In particolar modo potremmo dire uno su tutti, quello di Paragone, Italexit, che tra i vari partiti è quello che da prima esisteva e quindi che da prima aveva raccolto un po' le redini del dissenso,
era quello candidato ad entrare in Parlamento, cosa che non è stata e questi numeri lo dimostrano. Umberto, tu credi che c'è da fare che tipo di autocritica da parte di questi partiti e in che modo devono ripartire? Ma sì, diciamo, per me è una grande delusione, ovviamente, questo risultato che induce un'ulteriore riflessione. Più volte negli ultimi anni si sono intavolati, diciamo, tentativi in qualche modo di creare così percorsi politici alternativi e sono sempre in qualche modo naufragati. Fa difficoltà il dissenso a trovare un'unità. Mi è dispiaciuto prima ancora delle elezioni comunque constatare che ancora una volta in qualche modo si era un po' persa, diciamo, l'opportunità di cogliere queste elezioni come appunto opportunità di incontro, anche perché vi sono e vi erano dei punti programmatici su cui tutti immagino fossero d'accordo, per cui si poteva creare, diciamo, una piattaforma anche semplice, programmatica, di punti fondamentali comuni, e così non è stato. Il dato più semplice che mi viene da vedere vedendo i numeri è che se si fosse riuscito a mettere insieme un unico movimento, un'unica lista, si sarebbe superato il 3%, però ovviamente la storia non si fa con i sé. Diciamo che sì, rimane, viene diciamo il legittimo sospetto che in qualche modo questa sfiducia, queste elezioni di corsa fatte subito dopo l'estate, no, obbligando i partiti del dissenso a correre ad agosto a raccogliere le firme, si potrebbe immaginare, diciamo, con un po' di malizia, che qualcuno, no, nei posti che contano abbia immaginato che protrarre molto in là la data delle elezioni avrebbe facilitato un'unione di tutte quelle associazioni, movimenti, no, che sono sorti negli anni, e che quindi in qualche modo velocizzare questo voto avrebbe facilitato lo smembramento del dissenso, diciamo, in varie correnti. Ora, così, una nota, no, senza voler cedere a questo complottismo, diciamo che però sicuramente è un'ulteriore occasione mancata. Sicuramente induce a non mollare su questa strada, però a risedersi, no, a un tavolo con magari maggiore umiltà, perché l'unica strada è quella di incontrarsi, di trovare anche dei compromessi, però nessuno ha quella forza, no? Evidentemente neanche, diciamo, Paragone, che comunque aveva magari un'esposizione mediatica più forte, ha quella forza, no, da solo di creare un nuovo Movimento 5 Stelle, anche proprio per la delusione che magari gran parte dell'elettorato ha già vissuto. Per cui secondo me, diciamo, l'esperienza anche del Movimento 5 Stelle ha in qualche modo messo un po' di diffidenza a un elettore pur dissenziente, ma che magari in qualche modo ora ha un legittimo sospetto di tutti questi movimenti. E infatti comunque ho notato in questo mese, no, di varie accuse reciproche poi di questi movimenti su chi è un gatekeeper e chi no, e su chi è in qualche modo un falso dissenso e chi no, e questo non ha sicuramente giovato poi a nessuno. E i risultati di oggi tristemente ce lo dicono: di fatto nessuno è riuscito a superare il 3%, e quindi insomma questa grande fetta del paese di sicuro ancora una volta non avrà
nessuno all'interno delle istituzioni a esprimere la propria voce, anche perché comunque sempre di più passa l'idea che la democrazia consista, no, nel potere della maggioranza, nella dittatura della maggioranza, mentre non è realmente così, perché la democrazia dovrebbe essere quel grande sistema che permette anche le voci più piccole di specchiarsi nella soluzione, nelle decisioni finali, per cui le varie anime di un paese dovrebbero in qualche modo avere una rappresentanza parlamentare in modo tale da poter rispecchiare il più fedelmente possibile il paese nelle varie decisioni, soprattutto in un momento così importante come oggi. E allora evidentemente non sarà così, perché evidentemente una grande fetta del paese rimarrà di nuovo al di fuori delle istituzioni. Questo è quello che mi viene un po' da dire. Professore, tu che appunto insegni scienza politica, quali sono secondo te i passi che i capi partiti dei partiti del dissenso devono compiere per sedersi intorno a un tavolo per potersi unire o quantomeno unire su dei punti se non in un'unica lista futura? Sì, io penso che appunto la cosa fondamentale sia quella di focalizzare l'attenzione su poche cose che si hanno in comune. Notate, non le poche cose, ma alcune cose essenziali che si hanno in comune, e valorizzare quelle e far tacere delle differenze, mentre invece durante la campagna elettorale abbiamo visto che c'è stato ci sono state spinte centrifughe, c'è chi ha inserito tematiche a valenza etica come l'eutanasia, l'aborto, che francamente, a prescindere da quello che uno pensa sulle tematiche di diritti eccetera, oppure appunto a proposito di diritti, le tematiche di genere e la fluidità sessuale eccetera, onestamente io ho avuto l'impressione che ognuno abbia messo dentro qualcosa di più di quello che era necessario. Quindi quello che bisogna cercare è un minimo comune denominatore essenziale, cose importanti e fondamentali. Certe derive confessionali, per esempio, si trovano in Alternativa per l'Italia e anche in Italia sovrana e popolare, perché Rizzo no, ma Francesco Toscano più volte ha nel suo blog, nelle sue trasmissioni, ha fatto riferimento a tematiche confessionali, hanno rapporti privilegiati o comunque una particolare attenzione nei confronti di tale Monsignor Viganò. Ecco, io penso che ci sia stata una ridondanza di temi francamente dannosa. Punto uno. Punto due, è un'area di dissenso che può avere ancora un ruolo importante dal punto di vista culturale, ideologico, ideale, culturale. Cioè certi temi li può trattare quell'area e basta. Non lo so, un tema, vabbè, lo sto vedendo per motivi professionali, però il tema della digitalizzazione è un tema importantissimo, è un tema sul quale stanno uscendo molti libri. La digitalizzazione, l'identità digitale, quella che viene chiamata anche sovranità digitale, chi controlla questi dati, può trattare a mio parere solo quell'area. L'uscita dall'euro, comunque una radicale revisione dei rapporti all'interno dell'Europa, quello è un tema che può trattare solo quell'area, perché è un'area che si sottrae fisiologicamente a quelli che chiamavo prima i vincoli esterni. Quindi quell'area può dare ancora un grosso contributo. Fra l'altro volevo specificare, cioè, un punto: non è che non siano riusciti a entrare in Parlamento, perché c'erano in Parlamento
Italexit aveva 3 senatori, se non sbaglio 3 o 4, 3 di sicuro, e che non ci sono più rientrati. Questa è la cosa, non solo per Italexit, dico anche per gli altri. Quindi io penso che sia un'area che può dare ancora molto, è un'area che è radicata sul territorio, perché se io non conosco le altre forme, per esempio Italexit è un vero e proprio partito presente sul territorio, con un'attività anche intensa, adesso vabbè, non è campanilismo, però qua nelle Marche ha preso il doppio di voti che a livello nazionale, e qua c'è una notevole attività organizzativa. Quindi io penso che possano dare un grosso contributo in questi termini, ecco, ne sono veramente convinto, e spero che errori fatti in passato non vengano più fatti, ecco, focalizzare l'attenzione su poche cose importanti e evitare variazioni sul tema che sono solo perdite di tempo, sono dannose e controproducenti. Se posso aggiungere, anche evitare in alcuni casi dei personalismi che in questo momento storico così tanto grave che stiamo vivendo andrebbero messi da parte. Vi ringrazio per questa prima puntata di Polis, per aver analizzato insieme quelli che sono i primi spunti che ci offrono queste politiche 2022. Ricordo a tutti i nostri spettatori che questo nuovo programma di Come Don Chisciotte, Polis, è un programma bimensile, quindi andrà in onda ogni 2 settimane su Come Don Chisciotte il lunedì sera. Saluto Umberto Del Noce. Buonasera a tutti. Saluto Luca Lanzalaco. Arrivederci, a presto. A presto. Grazie ancora, arrivederci. Grazie a tutti.